Bene ragazzi, benvenuti in compagnia di Ramo e ben ritrovati su MXGP. Prosegue la nostra sfida verso la conquista del campionato mondiale. Proseguiamo. Carichiamo la nostra bella partita e andiamo avanti. Nell'ultimo Gran Premio, il quarto che abbiamo disputato, c'è stato un piccolo problema tecnico in cui non mi sono accorto, il microfono non funzionava. Questa volta dovrebbe essere quanto a posto. E mentre le allettanti immagini del Brasile ci fanno venire la colina, noi andiamo avanti e ci prepariamo per il nostro GP. Velocità, fango e gloria, Antonio Cairoli. Osservando il replay può notare come l'oscillazione del manubrio induca il telaio della moto a vibrare e a sbacchettare. Che spettacolo! Questi sono i vari consigli e le varie frasi che troveremo nei tempi morti di caricamento. Ci troviamo a Beto Carrero in Brasile. Se non mi ricordo male, questo GP fu fortemente voluto dai fratelli Purcell, i due francesini tutto pepe. Certo, scendiamo in pista immediatamente. Ricordiamo per l'ennesima volta che non facciamo le qualifiche, ma ci accontentiamo della posizione che ci viene data, sperando di non fare una figuraccia. Pronti? Partenza! Partiamo! Prima curva a sinistra. Oh shot! Ragazzi! Eccole, ci siamo emozionati per lo shot, siamo andati lunghi, siamo secondi. Subito dedica davanti. Siamo terzi, ci stanno dando paga ragazzi. La nostra poca esperienza su questa pista si fa sentire. Prendiamo l'interno, cerchiamo di farci valere in qualche maniera. Ci passano tutte le parti, destra, sinistra, non sappiamo più dove andare. Cerchiamo di montare sul Vega. Andiamo stretti. Molto stretta, siamo anche larghi. Parte del circuito abbastanza difficile e veloce. Dai che prende il largo, ma siamo solo a più utili. E quello è il problema. Se continua così non lo vediamo più. Vantaggio abissale, guardate che saltone. Fatichiamo, diventa assai complicato cercare di prenderlo a un ritmo che non riusciamo ad avere in questo momento. Ecco lì, ci fa cadere Cairoli. Peccato. Ecco lì, Desal. Ragazzi, non è un gran premio che fa per me. Io vado meglio su piste veloci. Cerchiamo di prendere l'interno. No, esageriamo, la moto ci scaramette a terra. Almeno il podio, Desal davanti a noi. Ci tocchiamo e andiamo male. Male. Pista che non si addice assolutamente alle mie caratteristiche. Non conosco assolutamente le traiettorie. Cerco di imparare dietro di loro, ma non riesco a tenere il ritmo neanche di quel tipo lento. Ecco
Va via, va via, va via, sono, sono fulmini. Siamo quinti, eh. Andiamo così, ormai tanto. Gottie polenni ancora non sta a portata. Gli altri purtroppo no, salvo errori. Ma difficilmente ne commetteranno. No! Erroraccio di ramo. L'ultimo giro. Cerchiamo di mantenere almeno questa onorevole quinta posizione. Poi vedremo se in gara 2 riusciremo a fare qualcosa di più decente. Nel frattempo non riesco a parlare mentre gioco. Segno che la difficoltà per me è alta in questa gara. No, ho tagliato 3 centimetri. Niente, non è ingovernabile la moto, aspettate. Tempo i primi hanno preso il largo. Eccolo lì, ci toccano, cadiamo a terra. Erroraccio, 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 niente, niente. Niente, proprio è un gran premio disgraziato. Sono tutti davanti a noi. Chiudiamo al nono posto. Ribrezzo. Ribrezzo. The Diker vince su 4 secondi su Cheroli, Desar, Polen, Simpson, Baragan, Carro, Nagel. E noi decimi a 18 secondi dalla vetta. Non si può vedere. Però portiamo a casa 12 punti, sempre utili in fase del campionato. Nel frattempo sblocchiamo una nuova squadra, una KTM Silverace, e altri punti all'esperienza. Andiamo avanti. Pessima figura di ramo, siamo partiti in vantaggio, eravamo in testa, poi siamo via via retrocessi fino a una bruttissima nona posizione. Cercheremo di fare quantomeno meglio in questa seconda manche, anche se vedendo il ritmo che avevano gli altri per me era impossibile. Siamo partiti con uno shot gasatissimo e in realtà già la seconda curva ero a terra. Ok, pronti? Senza? Via! Partiamo un'altra volta abbastanza bene. Eccolo lì, eccolo lì, ci giochiamo con tutti. Eccolo! Maxi tamponamento. Terzi comunque, quarti, fuori. Beh, almeno non ci ha penalizzato. All'interno su Stribos, all'esterno su The Diker. Ci tocchiamo, maledizione. Niente, niente, niente. Noni, decimi. Mi sa che questa è la nostra posizione. Per un motivo o per l'altro. Niente, sono troppo veloce. Per il mio attuale livello. No, no, no!
Era più veloce di Cyril, come fa ad andare così lento Cyril? Sesto posto, ricordiamo che abbiamo una moto clienti. Siamo insieme ai piloti ufficiali, non è male. Sesto posto per il momento, il quinto non è molto lontano. Ah, incidente, incidente, si toccano. Avviciniamo a Simpson. Eccolo lì subito, doppio errore. Buongiorno. Buongiorno, in partenza, 2 km orari, siamo morti come se fossimo stati a 170. Tocchiamo, prendiamo l'interno, non ci interessa. Vogliamo questa posizione e ce la prenderemo, costi quel che costi. Stiamo iniziando a capire un pochino le traiettorie, ma le loro moto, nonostante io sia manetta, vanno un po' troppo più dalla nostra. Almeno si leva dalle balle. No, errore, 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 stavamo guardando davanti a noi. Siamo almeno il quinto e il quarto, non sono troppo distanti. E abbiamo ancora un giro. Non so se siamo bene o male, visto gara 1. Fase delicata. Fase abbastanza delicata. Niente errori, Ramo, niente errori. Traiettoria completamente sbagliata. Abbiamo potuto recuperare qualche centimetro, invece niente. Si allontanano un pochino. Prima parte forse un pochino più congeniale alle mie caratteristiche, perché avevo di guadagnare qualcosina. Ma in effetti un centimetro e 25 l'ho guadagnato, non di più. Ramo, non cadere, no, non cadere, non fare cagate. Alla fine è meglio un sesto che un ventesimo. Eccolo lì, eccolo lì, affrontato il giorno, stai facendo. Battagliano tra di loro, ma non si toccano, non c'è contatto. Speriamo in una piccola caduta, lo faccio così un favore. Siamo vicini, ma non troppo. Purtroppo. Aggiungo. Vediamo adesso. Vediamo l'esterno. Che diventa l'interno. Mettiamo un pochino. Troppo. Siamo larghi. Proviamo l'interno. Un altro interno anche qua. Siamo quinti. Siamo quinti. Vediamoci. No, ci toccano. E noi rispetta. Non è ancora l'ultima parola. La quinta posizione è la nostra portata. Teniamoci stretti. Simpson pensa allo spettacolo, noi alla concretezza. Niente, 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 niente. Niente, perdiamo. Stiamo rischiando di perdere anche il sesto posto. Sesto posto sia. Pazienza, è stata una bella gara. Abbiamo dato 3 posizioni rispetto alla prima manche, di più proprio non potevo fare.
Beh, abbiamo migliorato di 10 secondi rispetto al vincitore. Siamo a 8 secondi. Quindi ci portiamo a casa altri 15 punti e il totale sono 27. Ha vinto De Decker, che non era vicinissima in classifica. Ora di averci al generale, siamo 217 punti per noi contro 172 di Carioli, 150 di De Decker e via via tutti gli altri. Bene ragazzi, buona per l'esperienza, un saluto a tutti quanti da Ramo e alla prossima gara, sperando che vada meglio di questa. Un saluto a tutti, ciao, alla prossima!